Bentrovati il nostro salotto Amaranto con la nuova puntata di A Tutto Campo. L'Arezzo dunque che nel finale riesce ad avere la meglio della propria scienza, 3 punti preziosissimi grazie ad Erpen e dunque l'Arezzo che vola al momento al terzo posto in classifica in attesa della gara che si gioca più tardi, il big match tra Alessandria e Cremonese. Dunque questa settimana non potremo neanche proiettarci troppo anche sul prossimo avversario che appunto gioca proprio questa sera, al di là di come finisca però la gara tra Alessandria e Cremonese, quello di domenica prossima alle 14:30 a Cremona sarà sicuramente un big match. Come al solito vi faremo ascoltare le voci del dopogara di ieri, poi avremo anche delle grafiche, dati e curiosità da mostrarvi. Intanto vado a salutare in rappresentanza questa sera dell'Arezzo Enrico Berzotti, buonasera, Buonasera. benvenuto. Lui ha segnato il primo gol della stagione ufficiale in campionato che ha aperto la stagione. Saluto anche Stefano Butti che torna con noi Buonasera. e Matteo Marzotti. Buonasera. Allora, prima di ascoltare l'analisi di Sottili, lo sentiremo soddisfatto anche se ancora qualcosa non ha gradito di qualche occasione, comunque poche concesse al propria scienza. Ti chiedo Enrico, tu sei entrato a gara in corso, che partita è stata? È stata la gara intanto in cui l'Arezzo per la prima volta non ha subito gol. Queste sono le vittorie che aiutano molto, no, a lavorare meglio. Sì, penso siano le vittorie più importanti perché ci serviva molto non subire gol. Abbiamo lavorato tanto su questo perché in tutte le gare precedenti abbiamo subito almeno un gol, insomma, quindi dovevamo lavorarci. Volevamo vincere, ci bastava anche l'1-0 e siamo riusciti a portarlo a casa. Con propria scienza che l'aveva preparata bene, si vedeva, tanto il loro allenatore, insomma, è una vecchia volpe, tra virgolette, e aveva chiuso, no, alcuni sbocchi di gioco dell'Arezzo e non ha fatto i conti però con Erpen, che quando è entrato, no, su quel rinvio di Benassi, cioè è stato bravo a crederci perché magari altri non sarebbero andati a attaccare il difensore, no? Sì, loro si erano preparati bene, è stata una partita molto difficile perché si chiudevano dietro e lasciavano pochi spazi. E sì, Erpen è stato bravissimo a crederci fino in fondo e per fortuna ci ha creduto e ci ha portato i 3 punti fondamentali. Stefano, è la terza vittoria consecutiva in casa, 3 vittorie di misura, 3 vittorie molto diverse, no? Il Siena in rimonta, col tutto cuoio, diciamo che era stata una vittoria abbastanza tranquilla fino al 90esimo, il gol di Chechilazze, e quella di ieri invece poteva essere a rischio 0-0, perché a un certo punto, no, pur con le occasioni create, clamorose, no, quella capitata a Moscardelli in particolare, il rischio con l'occasione che ha avuto Sì, Piana no, per loro. io pensavo, visto l'Arezzo con tutto cuoio, che la partita fosse un pochino più tranquilla. Invece, niente, l'Arezzo non è riuscito a far gol, ha trovato il gol alla fine con Erpen, che io non so come fa un giocatore così a stare fuori, perché insomma, come qualità è quello, ora come ora, da quelli che ho visto io, è uno dei giocatori che ha più qualità, che ti fa la differenza, che ti può saltare l'uomo, che ti può mettere la palla. Quindi è entrato lui e ha fatto la differenza, anche se dobbiamo dire che secondo il mio punto di vista è bene che non l'abbia fischiato, però secondo me c'era fallo C'era sul fallo, il fine. Ma io contatto dopo penso di sì. vedremo magari Comunque è di... bene che non l'abbia fischiato. Sì, vabbè, No, ci questo sono stati. Cioè, è l'Arezzo decisivo. secondo me doveva far gol prima, cioè ci ha avuto 2 occasioni grosse, è lì che doveva far gol. Esempio su Moscardelli è andato col sinistro a calciare in pallone al volo quando lui bastava andarci di piatto destro, la mettevi dentro. Quindi le occasioni le ha avute, però ecco. L'importante era vincere, ci è riuscito, va bene così. Dopo vedremo anche proprio dal sito ufficiale dell'Arezzo degli scatti, diciamo che, dai quali forse si può intuire qualcosa. Matteo, quello che diceva, Stefano su Erpen, era un po' questo quello che si prevedeva per lui all'inizio, nel senso che una sorta, non dico di jolly, ma insomma, il piano era forse questo, no? Che quando magari le partite non si risolvono, viene messo appunto Erpen. Ha portato 6 punti perché col Siena doppietta e ieri il gol. Ma tu lo potresti vedere, ecco, anche in condizione, diciamo, fisica per iniziare, come ha fatto peraltro. Ma io credo che quando un giocatore sta bene deve giocare e quando un attaccante segna deve giocare.
perché penso che a inizio stagione, quando sulla carta sapevamo che l'Arezzo doveva giocare 4-2-3-1, è arrivato Moscardelli, è arrivato Polidori, tutti nella probabile formazione avevamo Moscardelli prima punta e poi dopo Polidori di serva. È chiaro che alla luce del rendimento i numeri parlano chiaro, Polidori ha fatto 3 gol e 3 assist in nemmeno in 342 minuti, Erpen ti ha portato 9 punti, è chiaro che se l'età anagrafica sono 36 anni è un conto, però il giocatore ti ha portato punti, quindi sicuramente i numeri parlano in questo senso, che è un giocatore che dovrebbe giocare. Poi c'è anche da dire che magari per caratteristiche può essere più impattante se entra a partita in corso, però anche dall'inizio ha dimostrato col tutto cuoio che è stato sempre l'uomo più pericoloso, che ha dettato sempre il passaggio giusto per andare a far male. E se ne parlava anche poco prima con Stefano, è difficile quando uno inizia la stagione partire con le gerarchie, perché poi dopo alla fine cioè è difficile dire la probabile formazione è quella, non la formazione è quella, perché poi dopo in campo si vede tante altre cose. Enrico ne ad esempio, perché era arrivato arcidiacono poche ore prima del debutto in campionato, ha giocato lui, ha anche segnato il primo gol della stagione, ha fatto una buonissima partita, quindi cioè, non si può parlare di formazione prestabilita. Se i numeri dicono il contrario, forse è il caso di prendere un'altra strada. A Lucca il 4-3-1-2 ha fatto male, il 4-4-2 ha fatto bene e c'è stato il coraggio di cambiare modulo. Se si cambia modulo si può cambiare anche giocatori. Sì, mi pare poi Sottile che sia abbastanza flessibile, su questo fronte, no? Qui, assolutamente. Nel senso che ha proposto varie soluzioni e infatti ieri è ripartito proprio dal secondo tempo di Lucca, però vedi, ogni partita è diversa perché il primo tempo in quel modo, no? Sarà per la propria scienza, sarà forse per un ritmo, si vedeva che non c'era forse la fretta, no? La frenesia di tentare di arrivare subito al gol, però insomma, il primo tempo è stato un po' imbrigliata l'Arezzo. Allora sentiamo l'analisi proprio di Sottili nel dopo partita. Ma qui saranno sempre delle faticacce, l'importante è che si sia pronti a sopportare la fatica per poi dopo andare a raccogliere quanto hai seminato durante la settimana. Mi rompe le scatole, visto che alla vigilia della gara avevo detto che mi rompeva le scatole aver subito sempre gol finora. Oggi mi rompe le scatole aver concesso una palla gol nitida su una palla lunga con una superiorità numerica, e questo è il più grosso appunto che posso fare ai ragazzi. Per il resto hanno avuto pazienza, potevamo fare un giro palla un pochettino più veloce, però loro hanno sacrificato tantissimo i loro attaccanti, addirittura venivano a lavorare sempre a schermo sui nostri centrocampisti centrali. Così diventa complicato nella prima frazione, proprio nella prima parte del primo tempo. Con gli esterni alti siamo rimasti sempre piatti sulla loro linea dei 5, non siamo mai venuti a lavorare in zone intermedie per poter tirar fuori anche il terzo difensore centrale, dove poi dopo magari poter andare ad attaccare la profondità, e questo un pochettino ci ha penalizzato. Poi dopo, se andiamo a vedere, io le valutazioni spesso le faccio fra occasioni da gol concesse e occasioni da gol create. Sulla legittimità della vittoria, ragazzi, credo ci sia poco da dire. Poi, su come è venuta, sugli episodi, sulla qualità di quello che si poteva fare, magari lì allora vi divertirete e potrà essere anche motivo di discussione, però sulla legittimità della vittoria non credo che ci sia niente da dire. Sì, volevo uno che avesse la sua qualità nel servire compagni, che andasse un pochettino a oscurare o a pressare o a rubare qualche pallone a cavalli, perché in quel momento i due attaccanti non riuscivano più a lavorare sul vertice basso. Preferito questa soluzione, mettendo un giocatore che ha grande qualità, che ha una grande qualità individualmente, ma che la mette sempre a disposizione dei compagni, tant'è vero che tutte le occasioni create da lì in poi c'è sempre stato lo zampino suo, quindi è stato veramente determinante, al pari anche come era stato nella gara nel derby contro il Siena, al pari di quella gara è stato fondamentale per la vittoria di oggi, al di là del gol. Vi siete molto arrabbiati sulla punizione a due che è stata concessa lei? Ci siamo arrabbiati perché non è che impazzisce Massimiliano e va a prendere una palla con le mani,
l'ha presa perché c'è stato un tocco evidente e sonoro da parte di Bazzoffia, ci siamo arrabbiati perché Bazzoffia non è stato onesto e non l'ha detto all'arbitro. L'arbitro gliel'ha chiesto, nel momento in cui gliel'ha chiesto e Bazzoffia ha detto di no, ha concesso la punizione. Così è stato e non è stato ripagato. Una classifica comunque che in questo momento rispecchia, sì, quanto, lo so che la guardiamo alla fine, però rispecchia diciamo quanto ha fatto Arezzo fin qui. No, abbiamo lasciato per strada punti, quindi non lo rispecchia, poi non so che classifica sarà, ti ripeto, la guarderemo al 30 dicembre, ma non rispecchia, poteva starci il pari col Siena per quello che era successo durante tutta la partita, ma ci dovevano stare la vittoria col Como, ci doveva stare la vittoria con la Lucchese, quindi siamo in credito, ma coi secoi ma non si fa niente, andiamo avanti, pensiamo a migliorare perché ci abbiamo ancora tanti aspetti da dover limare per continuare a crescere, per dare continuità a questo ottimo inizio di stagione. Sulla concentrazione vi avete lavorato in particolare su questo, visto che a volte ha indicato la testa anche sul lancio ad esempio di Luciani, no? Forse un po' troppa frenesia. Sì, perché Alessio ultimamente ci ha abituato sempre a grandi prestazioni e quando alza il proprio margine di errore ti lascia quasi perplesso, no? Perché le ultime gare di Alessio sono state veramente di grande qualità. Gli chiedevo di rimanere lucido, di rimanere concentrato, di non forzare le giocate perché è un ragazzo d'oro, un ragazzo sempre il primo a lavorare durante la settimana, ha grande partecipazione e può capitare anche la giornata meno positiva. In quel frangente lì non si deve far condizionare dall'errore. Ho detto, stai lucido, stai calmo, stai sereno, gioca perché sai giocare a calcio. Allora, stai sereno, è un po' il consiglio di Sottili che aveva dichiarato, no, di aver lavorato anche sulla, soprattutto sulla concentrazione nella settimana, insomma, che ha portato a questa partita. Secondo te era un po' questo, anche alcuni gol presi, no, magari evitabili, derivano ecco, forse da più da un discorso di concentrazione che un discorso tecnico? Sì, sì, secondo noi o comunque sì. Quello che abbiamo reso conto delle scorse partite è che appunto magari c'è stato un calo di concentrazione in certi attimi della gara che poi ne abbiamo risentito, cioè ci hanno portato a subire diversi gol e di conseguenza il mister ha voluto lavorare soprattutto su questo. Allora, se ci fate vedere la classifica in attesa ovviamente di quello che poi questa sera si definirà tra Alessandria e Cremonese, comunque un'ottima classifica perché togliendo l'Alessandria che per il momento sta facendo un campionato a parte, l'Arezzo comunque, tra l'altro c'è anche la Viterbese che un po' sta stupendo, che ha preso solo la miglior difesa di tutto il calcio professionistico, ieri Sforzini ha fatto un gran gol di tacco, insomma gli sta andando diciamo in questo momento tutto bene, però l'Arezzo insomma è lì nell'alta classifica. No, noi sappiamo che dobbiamo lottare per arrivare a determinati traguardi e perché sappiamo che squadra abbiamo, sappiamo quanto possiamo incidere in questo campionato. Stefano, al di là che anche un avversario come Propria Scienza ieri comunque ha messo in difficoltà l'Arezzo, però la sensazione è che appunto tolto 3 o 4 squadre, Arezzo compresa, il resto insomma non c'è questo grandissimo livello, no? No, penso che ci siano queste 3-4, ora non so il Livorno che sta un attimino tentennando, però diciamo le squadre sono quelle: Cremonese, Alessandria, Arezzo, Livorno, penso anche il Como possa essere una che si può inserire, però poi il resto mi sembra che siano poca roba. Cioè anche ieri Piacenza, secondo me una squadra che si deve salvare, ha rischiato tantissimo, dietro gioca molto la palla e rischia perché ha perso 2-3 palle che potevano essere, quindi alla fine le squadre che si giocheranno i posti d'alta classifica sono queste. Sentiamo allora Fulvio Pea e anche come dall'altra parte è stata vista la partita.
Parliamo della partita. La partita, sapevamo che l'Arezzo è una squadra fatta di ottime individualità e quindi di buoni giocatori anche di livello importante per questa categoria, quindi abbiamo aspettato con grande ordine che il ritmo fosse nato nel primo tempo, scemasse, e io credo che nel secondo tempo noi abbiamo approfittato di questa situazione e siamo usciti anche discretamente bene. Purtroppo abbiamo avuto la palla per passare in vantaggio, ma non l'abbiamo sfruttata, e poi su una disattenzione abbiamo pagato così sul risultato finale, perché quell'errore che abbiamo commesso, chiamiamolo errore o svista, dipende dai punti di vista, ha condizionato molto e ha pesato da parte nostra in un risultato negativo, insomma. Sì, infatti voi l'avete preparata molto bene, un Arezzo che soprattutto nel primo tempo faceva fatica a trovare lo spazio nella vostra metà campo. Sottile ha dovuto anche cambiare modulo, le chiedo se anche quel cambio tattico in qualche modo può aver fatto la differenza oppure no. Ma io credo che a un certo punto la partita stava, nel secondo tempo è stata molto più equilibrata rispetto al primo, e quindi io penso che il cambio un po' ce lo aspettavamo, nel senso che abbiamo visto anche le partite precedenti, c'è sempre stato spesso anche un cambio di modulo nel momento in cui la squadra non riusciva a ottenere quello che voleva. Noi ci siamo comunque disimpegnati nonostante questo cambio di modulo egregiamente, anzi abbiamo avuto ancora un po' più di spazio qua a sinistra approfittando con le discese di Sané. Purtroppo poi ci sono stati due episodi che hanno condizionato la partita per noi, perché il gol mancato di Marra è stato un tu per tu con il portiere, e poi l'episodio del gol. Insomma, sono stati questi due episodi, secondo me, che hanno inciso negativamente per noi, anche se poi nel complesso della partita è vero che l'Arezzo ha tenuto più palla, ma la propria Piacenza aveva per niente demeritato. Ecco, sul gol ci sono state proteste abbastanza vibranti da parte vostra, vi lamentavate di un presunto fallo o della posizione iniziale di Erro? No, io credo che i miei giocatori si lamentassero del fallo, penso, del fallo. Ecco, l'avevate preparata molto bene a livello tattico, anche Sottile lo ha ammesso, insomma, che l'avevate abbastanza imbrigliata, anche difensivamente, a parte quell'episodio, eravate stati molto attenti, molto concentrati. Sì, è una partita difficile per noi questo, insomma, quando nelle prime 7 giornate incontri Cremonese, Alessandria e Arezzo, insomma, diciamo che è un inizio di campionato in salita, però sapevamo della forza, sapevamo la qualità, conoscevamo il gioco dell'Arezzo, e quindi abbiamo cercato di opporci con quello che avevamo, con quello che potevamo, e secondo me la mia squadra non stava per niente demeritando, anzi aveva anche aspettato il momento giusto per poter uscire con dei fraseggi anche secondo me molto buoni, soprattutto nella seconda parte della gara. Ecco Matteo, può essere quando magari arriveranno altre squadre più o meno nelle condizioni del proprio Piacenza, diciamo, un problema per l'Arezzo nello sbloccare le partite di questo tipo? Squadre con l'atteggiamento? Sì, sì, sì. Quello è chiaro, che se ne parlava prima, di squadre che magari ti permettono anche di giocare, perché sono loro stesse che magari ti affrontano un attimino più aperte, ce ne sono davvero poche in questo girone. Squadre che possono venire in trasferta per giocarti, per giocare più apertamente. Io credo che saranno squadre, anzi, che aspetteranno l'Arezzo in casa loro con lo stesso atteggiamento. Ieri, ad esempio, una delle cose che mi ha colpito è il fatto che in mezzo al campo, ad esempio, avevamo Foglia, che era quello osservato speciale, perché forse era quello che dava più profondità, che seguiva comunque quegli inserimenti. De Feudis aveva più libertà di gioco. E però, fondamentalmente, a parte far girare palla, non c'è mai stata una bella verticalizzazione. Semmai è questo, insomma, che in effetti forse un po' più di fantasia e mobilità per dare profondità a questa squadra servirebbe, soprattutto nel momento in cui queste difese si schierano a 5 come ha fatto la propria scienza, insomma. Serve magari quel guizzo in più, quel colpo, insomma, per dare profondità, anche perché poi a un certo punto l'Arezzo ieri era 4-2-4 puro. Ci fermiamo e poi commentiamo magari anche quelle che sono state anche le proteste del proprio Piacenza per il gol di Erpen. Ci vediamo tra poco. Eccoci tornati. Allora, vediamo magari qualche fermo immagine dal sito dell'Arezzo proprio sull'azione del c'è stato questo lancio di Benassi verso Erpen, cioè verso la zona di Erpen, il duello proprio con Sané. Questo, diciamo, è il momento in cui probabilmente Erpen tenta di
diciamo, prendere la palla, no? E poi dopo nella immagine seguente siamo già a tu per tu, poi c'era un'altra con Sané a terra, eccolo qua, vediamo anche la smorfia di Sané, che però mi ha colpito una cosa, nel senso che mi ha dato la sensazione, poi magari mi sono distratto, che i compagni di Sané hanno protestato e sono andati all'arbitro. Sané invece è rimasto giù, non mi sembrava che era particolarmente arrabbiato con l'arbitro, quasi che fosse consapevole forse di aver perso il pallone in modo regolare, non lo so voi che sensazione avete avuto. Almeno io, sì, dal mio punto di vista, dal vivo, sembrava regolare, nel senso, sì, che Erpen sembrava aver messo proprio il piede sulla palla, poi anche da queste immagini sembra che lui ha allungato la gamba, quello sì, però bloccando il pallone, poi lui poteva gestirla in altro modo, quello è poco ma sicuro, per quello secondo me era più arrabbiato con se stesso che con l'arbitro. Anche secondo me. Poi c'è da dire che l'arbitro ha avuto secondo me un atteggiamento, poi ha fatto arrabbiare l'Arezzo, poi parleremo anche dell'altro episodio, però mi è sembrato dal punto di vista dei falli, cioè lui ha fischiato dall'inizio alla fine, cioè i minimi contatti lui non ne ha fischiati. Era il metodo Airoldi. Dello zio forse. Visto che c'è zio e padre, la famiglia destinata. Però senti, allora al di là di quello, l'errore secondo me è fallo, quello di Erpen, ti ripeto, perché arrivi da dietro, però anche un difensore si può far spostare così, cioè si piazza a costo di tra l'altro la Erpen che non è gigante, non ti fai saltare, poi bene che l'altro l'abbia fischiato, probabilmente lui ha visto il piede di Erpen inserirsi davanti, lui forse è anche andato giù troppo goffo, nel senso che è caduto, però si è lasciato cadere e l'abbia lasciato andare, comunque 90% io, per me te li fischiano questi fatti. Perché di solito si dà ragione al difensore. Di solito il difensore davanti, che poi io ho avuto l'impressione che Erpen si sia fermato quasi dopo che ha preso la palla, abbia avuto quell'attimo di tentennamento, quasi come dire tanto mi fischia a farlo, poi visto che non ha fischiato nessuno ha fatto bene, però diciamo che due episodi, nel senso due episodi come possiamo dire controversi, poi magari erano entrambi, sono state decisioni giuste, però due domeniche in cui ecco degli episodi contestati. Due domeniche e tre episodi che sono andati tutti e tre a favore. Sì. Qual è il terzo? C'è una, dal rigore di Luca. Rigore di Luca. Ieri insomma. Sì. Ti è andata sempre bene insomma. Ecco, quindi questo è un buon segno anche questo. Al di là poi della punizione a due, perché io non ho visto il tocco sinceramente di Bazoffia, però è curioso che due settimane che ci sono stati dei tocchi, la segnalata era quello proprio di Erpen, no, sul tiro di Terrani, no, chi ha caticato? Era su in tutte e due, sì, Terrani, sì, di, sì, Terrani e Bruccini. Sarebbe stata questa deviazione di Erpen, ieri invece la deviazione sarebbe stata di Bazoffia. Ecco, questo episodio che raccontava Sottili, poi dopo sentiremo anche arrabbiatissimo Benassi su questo, no? Questo comportamento di Bazoffia che avrebbe negato, voi l'avete visto, cioè avete ascoltato? Sì, io almeno ero lontano dalla nostra area di rigore, quindi sinceramente non sono proprio riuscito a cogliere né il tocco o comunque neanche l'azione, però non vado a pensare che Benassi l'abbia presa senza aver sentito o comunque senza aver colto il tocco dell'attaccante, cioè almeno non da lui, ecco, sì. Poi non ecco, saprei. Perché ci chiedevamo prima di iniziare che a termine di regolamento c'è una deviazione involontaria di un avversario, sì, rende, cioè per il portiere a quel punto la può prendere con le mani, questo che ci chiedevamo. Sì, è questo che appunto protestavamo, sì, anche per questo motivo qua, appunto, sì. Comunque non sono convinto di questa cosa. Del regolamento, dici? Sì, perché se io do un passaggio indietro e passa un avversario e gli batte su una spalla, come la consideri allora? Cioè che sia, cioè, no, non è per dire se ha ragione Benassi o no, cioè non so come, mi piacerebbe sapere per bene cosa dice il regolamento, nel senso se l'avversario la tocca e il portiere la può prendere perché non è più considerato retropassaggio, oppure se nonostante la deviazione viene sempre considerato, cioè viene punita l'intenzione del passaggio, capito? Questo, sai che ci sono hanno tolte 96 norme, quindi sì. Bisogna sapere. Quindi è come i referendum che tolgono una parola e poi dopo. Vabbè, lunedì prossimo a Zona Dilettanti deve venire Sauro Cerofolini, glielo chiediamo. Glielo chiediamo. Lunedì prossimo. Lunedì prossimo, per curiosità. Abbiamo da chiedere un po' di cose. Allora, vediamo invece, perché volevo parlare un attimo con Enrico, anche un po' della tua storia prima del tuo arrivo
alla Ghezzi. Intanto abbiamo trovato questo, ce lo fate vedere, questo, quando la Gazzetta parlava di te, Berzotti Papazzerosa, il bomber primavera in prestito al Padova. Allora, ci vuoi raccontare un po' prima di Arezzo, che tu hai avuto un'esperienza nel settore giovanile del Verona, no? Che è stata abbastanza importante. Sì, io ho fatto un anno di primavera, sì. E, importantissimo, perché penso di essere cresciuto molto. Io venivo dalla Serie D, giocavo a Pordenone e giocavo coi grandi, di conseguenza si pensa che dalla primavera vai a giocare coi grandi. Invece io ho fatto il percorso inverso, comunque tra l'altro vincendo la Serie D giocando a Pordenone, quindi un'esperienza non da poco che poi ho portato anche l'anno dopo in primavera a Verona. E dopo la primavera appunto sono andato al Padova, ecco, a farmi un anno di Lega Pro. Che hai fatto, cioè, 15 presenze, quanti ne hai fatto? Sì, 16 in campionato, mi sembra. Quindi cioè, è stata una positiva. Come... Sì, poteva andare meglio. Certo, poi ogni anno, ogni partita è a sé. Poi... Ecco, poi arrivi all'Arezzo, prima giornata, gol. È stata un'emozione. So, che... Sì, bellissimo, perché poi insomma segnare alla prima di campionato in casa, con, sai, nella prima di campionato di solito c'è la maggiore affluenza di pubblico, quindi c'è le aspettative, sì, insomma, segnare il primo gol della stagione è stato bellissimo. Tra l'altro era stata una bellissima azione che poi sì, il contropiede, sì. Bel cross di Corradi, ero al centro dell'area, l'ho stoppata e ho fatto gol, sì, un'emozione unica, soddisfazione, ecco. La tua collocazione ideale è dove hai giocato in quella partita, cioè diciamo largo a destra? Sì, io sono nato esterno, sì. Alto di attacco, ho fatto quasi sempre a sinistra, ma spostato anche a destra, poi gli esterni di adesso di solito li sposti a destra e a sinistra anche nel corso della partita, poi ho fatto anche la seconda punta, però comunque sì, sono nato e faccio tuttora all'esterno, ecco, questo è il ruolo primario. Ecco, Matteo, un giocatore che magari ci piacerebbe rivedere anche dall'inizio, per vedere, insomma, vedere un po' tutte le alternative che l'Arezzo ha. Vedere tutte le alternative, anche dopo, voglio dire, un giocatore che si presenta con un gol al comunale prima di campionato, insomma, c'è sempre l'aspettativa poi di avere la prova del 9, no? Come nelle prossime partite contro anche altri avversari. Sinceramente, insomma, non dico uno spazio, non è questo un invito per farlo giocare titolare a Cremona, magari giochi a titolare a Cremona al di là di questo, però sicuramente è un'alternativa valida per dare anche, abbiamo visto tante volte, infatti sono cambiate la panchina con l'Arezzo, soprattutto per capire un attimo, visto che poi questo è un Arezzo, ti ricordi, avevi fatto la domanda tu a Sottili la volta scorsa, Sottili ti disse giochiamo con due mancini. Vedere anche un destro naturale o comunque un giocatore insomma nel suo ruolo sull'esterno no, potrebbe essere perché una cosa interessante. Perché in effetti a sinistra c'è un po' di affollamento, sulla destra un po' meno, no? Sì, come esterni? Sì. Sì, cioè, comunque la rosa è... c'è buoni giocatori anche in panchina, nel senso che anche le riserve nostre, riserve tra virgolette, ecco, quel discorso che abbiamo fatto prima, sono incisive appunto, quindi... ed è l'arma più importante per le squadre, far girare tanti è importantissimo. E infatti. E questo ci dà forza, ecco. Perché poi, come è successo ieri, magari la partita la risolve, come diceva lui, no? Nel senso, sì. Cambiando anche qualcosa, che poi alla fine le squadre vincenti hanno sempre, sono sempre spesso quelle che hanno più soluzioni, imprevedibilità anche. Vediamo anche il solito sguardo che diamo su Facebook al presidente Mauro Ferretti, che ieri inneggiava a Erpen, grande Erpen, a nome di tutti noi, grazie e un grande abbraccio. L'altra settimana, l'altra partita in casa, no, c'era stato l'aneddoto del regalo che Ferretti aveva chiesto a Erpen e lui ha detto te lo faccio, e poi gliel'ha fatto e ieri è arrivato un altro regalo. Tra l'altro è una squadra, Enrico, che ci sono giovani e poi ci sono giocatori, ecco, Erpen, Benassi, Foglia, Grossi, che hanno insomma una certa esperienza. Sì, penso che sia un mix molto, diciamo, fatto bene, nel senso che la media età della nostra squadra è abbastanza giovane, con qualche giocatore d'esperienza, come è giusto che siano, soprattutto in queste categorie qua.
Sentiamo allora Erpen e poi Benassi, come, e poi sentiamo anche Stefano come commenta alla luce di quello che ha detto prima, come Benassi insomma commenta l'episodio del retropassaggio. Contentissimo perché ci tenevamo un'altra volta giocando in casa a vincere la partita. Non si riusciva a fare qualcosa in più e siamo stati fortunati perché abbiamo rischiato anche prima di fare il gol, di prendere quel gol che ci poteva complicare la partita e niente, è toccato un'altra volta a me, sono contento, ma più contento per i tre punti. Ecco, il gol sei stato lì molto furbo, molto astuto quando hai capito che Max avrebbe rinviato subito poi. Sì, avevo visto che c'aveva la palla in mano e sono scappato subito perché ho visto tanta profondità. Nella mia corsa, non tanta fluida, diciamo, che non sono uno dei vecchi tempi, però abbiamo fatto tanti anni fa con Massimiliano, si parlava anche nello spogliatoio, a Pagani, Paganese Sassuolo, è l'anno che abbiamo vinto il campionato, al 90° abbiamo fatto una stessa azione in quale sono andato in ripartenza e avevo preso il rigore, poi avevo segnato al 90°, abbiamo vinto 2-1. E oggi, per fortuna, diciamo che sto stato un ricordo un po' così, anche se quella volta se avevo segnato sul rigore, ma ci ho creduto e per fortuna è andata bene. Quello che sono lamentati, tranne però il difensore che ha fatto il duello con te, che era a terra, consapevole forse di aver preso un brutto pallone. Magari. Sì, no, lui sicuramente era davanti a me coprendo la palla, ma come ti dicevo prima, ci ho creduto e ho cercato di recuperare la palla mettendo la gamba davanti al suo corpo e ho preso la ribattuta e niente, sicuramente lui non vedendo più la palla ha cercato di prendere il fallo, ma l'arbitro credo di essere è stato bravo perché era lontano, ma comunque sì, ho preso la palla, quindi bene per noi. Poi hai dato una gran palla ancora prima a Polidori, no? L'hai mandato in porta. Sì, mi aveva chiesto di farmi trovare tra le linee. Abbiamo avuto due occasioni che magari si è mancato quel qualcosina in più, però credo che l'importante, come dicevo prima, erano tre punti. Poi non abbiamo preso gol, che era uno dei punti nel quale si era lavorato molto in settimana e siamo stati bravi, anche concedendo quel qualcosina, però questa volta è stata bene per noi, è andata bene per noi e quindi contenti perché 1-0 in casa e si continua a guardare avanti. Diciamo che il momento decisivo è stato quando l'arbitro ha dato la punizione a loro, gli ha fatto un cazzo a tutta la squadra. E quindi sicuramente è stato quello là il momento dove abbiamo vinto la partita, perché là è venuto fuori. Io sentivo i ragazzi che mettevano ancora più grinta là, sono cose inconsci, però tu le vedi certe cose te ne accorgi. Poi Corazzi ormai ci si conosce al volo, quindi a noi sapevamo che era una squadra difficile da giocarci perché l'allenatore lo conosco, che ce l'aveva avuto, fa giocare bene le squadre, è bravissimo a non far giocare le altre squadre, quindi noi abbiamo avuto delle occasioni, non tantissimo, però siamo stati bravi che poi alla fine probabilmente era pure giusto che potevamo vincere questa partita. Ecco, su quell'episodio c'è stato il tocco di Bazzoffi, no? Per questo vi siete arrabbiati. Il problema è che siamo in Italia, no? Ogni volta che inizia il campionato tutti si dice che bisogna aiutare gli arbitri, collaborazione, e poi succede una cosa del genere, il giocatore che è avvantaggiato non dice niente perché poi non è successo un'altra occasione sul calcio d'angolo, poi prendi gol e che dici? E forse la collaborazione va a tutti, no? A chi va bene no, a chi va male sì, così non va bene, no? Purtroppo l'arbitro non ha voluto sentire niente. Meno male che forse è stata l'occasione, come ho detto, che ci ha fatto vincere la partita. Terza vittoria in casa, una sola sconfitta, peraltro immeritata ad Alessandria. Insomma, un inizio di campionato che vi sta regalando delle soddisfazioni. Sì, vabbè, no, noi guardiamo partita dopo partita. Questa squadra, secondo me, ha margine di miglioramento, bisogna aggiustare delle cose. Stiamo lavorando giorno per cercare di fare sempre bene. Sta crescendo un gruppo. Gruppo, quindi una squadra nuova, e l'importante è quella là che poi alla fine ti fa vincere le partite. Ci sono ragazzi interessanti, vecchi rampanti che si danno una mano uno per l'altro, ma non solo la domenica, io ripeto, bensì tutta la settimana, come Mosca, come Paolo Grossi che è arrivato, che ha fatto un recupero lampo, Orazio che oggi ha fatto gol, e Peppe De Feudis, quindi siamo noi quelli più vecchi che bisogna dare il contributo che portiamo dietro tutti gli altri ragazzi.
Ecco, Max, un altro aspetto importante, un dato che per la prima volta in questa stagione l'Arezzo. Te lo dico io, non abbiamo preso gol. Esatto. Hai ragione, perché mi sono rotto un pochettino le scatole di prendere gol. Sappiamo che bisogna fare un campionato importante, bisogna iniziare da là, da non prendere gol. Poi se vinci 2-1 va bene, però i campionati si vincono 1-0. Guardate l'Alessandria, ha vinto 3-4 partite 1-0. Stefano, il vecchio tema che dell'onestà, no, nei campi, che anche se uno vede, cioè, diciamo, è ancora, siamo lontani dal giocatore che va a dire all'arbitro, al di là dell'episodio. Sì, magari lo dice dopo, a fine partita, nello spogliatoio. Comunque non lo so, per quell'episodio te l'ho detto prima, cioè bisogna vedere primo se è stata toccata. Io penso che se lui dice che è stata toccata, è stata toccata, però l'unica cosa che può chiarire la situazione penso sia il discorso del regolamento, cosa dice il regolamento. Vediamo anche la classifica marcatori di questo girone, ovviamente stasera cambierà, potrebbe cambiare, però vedete, no, questa è la dell'altro girone, perché ve la voglio far vedere dopo per un motivo. Se mi fate vedere l'altra del girone B, questo è il girone C, perché ci sono dei vecchi, tra virgolette, Amaranto che ci stanno sorprendendo, in particolare uno che veramente i miracoli non c'è fine, insomma. Allora vediamo l'altro girone, quello che riguarda l'Arezzo, dove adesso forse se ce lo trovano lo vediamo. Intanto ti chiedo, l'Arezzo Alessandria ha giocato una grande partita, quelle sono le partite più facili da preparare, nel senso che non c'è bisogno di dirsi molto, no? Quello sicuramente, sapevamo che squadra andavamo ad affrontare, però ogni partita con ogni partita porti a casa 3 punti, quindi sia con l'Alessandria che con tutte le altre del girone. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, purtroppo magari il discorso che facevamo prima della concentrazione, magari, o comunque certi episodi non ci hanno girato a nostro favore, però dobbiamo star sul pezzo. Per la difesa sarà un bel test, visto che insomma, gli attaccanti anche calagremonese, no? Quindi, certo, sì. Non prende come Alessandria, insomma, poteva anche vincere l'Arezzo, onestamente, soprattutto per il gran primo tempo. O almeno non perde. No, almeno non perde, che poi è stato quell'episodio, il gol che è arrivato, e vedremo, insomma, Cremona sarà un test di prova sicuramente importante. Allora, visto che non c'è quello del girone A, vediamo allora il girone C, perché c'è ad esempio Montini che ha fatto 3 gol, non so se Stefano ti ricordi questo attaccante. Si è visto poco qui. Sì, no, si è visto anche troppo, però il rapporto sì. Ai gol, sì, in quel senso. Comunque 3 gol l'ha messo a segno con il Monaco, e poi c'è anche Defendi che non sbaglia, ne ha fatti 2. Matteo, vedi che fuori da Arezzo trovano. No, io ho rimosso tutto. Ah, tu non sai neanche di cosa stiamo parlando. No, come il cambio sciogli di santo sciogli della Serie D, ho rimosso tutto. Hai fatto bene, hai fatto benissimo. Allora, bene, io direi che saluto e ringrazio Enrico Bergiotti, ovviamente in bocca al lupo per il proseguimento, e già dalla partita di domenica. Grazie a Stefano Butti. Prego. E grazie a Matteo Marzotti. Adesso tra poco c'è la cronaca aretina, perché ci segue in replica, invece ci sarà appunto Zona Dilettanti con Matteo. Buona serata.